Ah, finalmente ho finito di montare il mio touchscreen per iPhone 5C. Infatti, ho finito pure di editare il video per farvi vedere come si fa. Vi lascio nel link in descrizione il link di Amazon dove troverete display e touchscreen per iPhone 5C. Se avete un altro modello, tipo iPhone 6, iPhone 7, iPhone 5, Samsung Galaxy, potete trovarlo sempre nel link in descrizione. Quindi vi invito a lasciare tanti bei mi piace ed iscrivervi al canale, mi raccomando, qui sotto in descrizione. Iscriviti, grazie. E condividete questo video. Quindi buona visione. Visione. Allora, ecco qui l'iPhone rotto, come si può vedere. Si può vedere tutte le scheggiature. Allora, prima di ogni cosa prepararsi tutta l'attrezzatura per poter operare. Io ho preso un tappo per poter mettere le vitine che sono proprio minuscole e così evitiamo di perderle. Allora iniziamo subito, prendiamo il cacciavitino Torx e andiamo a svitare queste due vitine vicino al connettore della batteria. E quindi andiamo così a svitarle. Come si può vedere sono veramente piccolissime. E mettiamo qua. Sono nere, non si vedono, ma pazienza. Eccola qui. Mettiamo sul posto. Adesso andiamo a rimuovere il vetro. Loro in dotazione ti danno la ventosa. In questo caso vediamo se è abbastanza forte da poter tirare il vetro. Non è molto forte. Quindi tanto forte. Allora noi andremo a prendere l'attrezzino per poter fare leggermente leva. Eccolo qua. Tiriamo piano piano, facciamo una piccola leva. E così si apre, questo lo togliamo, noi lo solleveremo leggermente perché ha i suoi connettori ancora attaccati, quindi noi dovremo adesso andare a rimuovere queste quattro viti, 1, 2, 3 e 4. Adesso lo faremo insieme prendendo il cacciavitino, andremo a togliere questa vitina qua. Con l'aiuto di una pinzetta possiamo rimuovere questa parte metallica. Facciamo solo attenzione che ci sono le vitine ancora lì, quindi le facciamo cadere dentro. Adesso andiamo a rimuovere tre connettori. Sono uno, lo facciamo con quello di plastica. Uno qua, facciamo una piccola pressione in su, due, e il terzo se n'è andato, era questo qua. Perfetto, così l'abbiamo già separato dalla scocca. Lo mettiamo da parte e di qua dovremo andare subito a togliere il tasto home. Il tasto home ha due viti, una e due. Andiamo a toglierlo. Adesso qui di fianco avremo una specie di adesivo con i due connettori. Noi dobbiamo semplicemente sollevarlo piano piano. Prendiamo la pinzetta e ce lo portiamo a casa. Voilà, lo mettiamo via, mettiamolo insieme qua. Adesso bisogna separare il tasto home, basta dare una leggera pressione dal basso, da sotto, e tirarlo su. Facciamo con l'indice e con la pinzetta lo prendiamo.
Adesso dovremmo ritogliere l'altoparlante, che è questo qua. Quindi dovremmo togliere semplicemente una e due viti. Prendiamo il cacciavitino e andiamo a togliere, facendo sempre attenzione a non perdere. Ci appoggiamo. Prima seconda. Adesso andiamo a prendere il coperchietto per l'altoparlante, se attaccherà perché è calamitato, quindi lo prendiamo insieme, li mettiamo insieme da parte, lasciamoli in attesa. Adesso andiamo a togliere questo adesivo. Piano piano. Ok. Adesso non dobbiamo fare altro che andare qui. Prendiamo quello di plastica e tiriamo verso il su, dove ci sono i due connettori, e sempre adesivo, ecco, se ne è venuto via. Quindi con la pinzetta lo prendiamo piano piano. È ancora attaccato, quindi noi lo tiriamo piano piano ed è venuto via. Lo mettiamo da parte. Ok. Adesso prendiamo, ecco, questo vetrino, il vetrino della fotocamera. Lo mettiamo da parte. E qua ci dovrebbe essere il vetrino di un sensore, che in questo caso non c'è perché si vede che non è stato inserito l'ultima volta. Quindi noi lo prendiamo e lo rimettiamo. Nel caso non ci fosse, non fa nulla, non succede niente di grave. Adesso possiamo passare a togliere le viti, questa scocca qui in metallo. Quindi andiamo qua, togliamo una vite. Poi questa qui laterale. È bene sempre avere il cacciavitino calamitato, così non perdiamo le viti. Poi ce ne dovrebbe essere una qua e una qua che andiamo a togliere. Poi sono proprio riprendere. Prendiamo e la mettiamo via. Era l'ultimo che si trova sotto. La togliamo. Adesso dobbiamo levare la scocca in metallo. Quindi da qua la tiriamo su, semplicemente si toglie e viene via. E questa qui la dobbiamo andare a montare nel nuovo touchscreen che abbiamo in dotazione, quindi questo qui lo possiamo mettere via. Andiamo a prendere il nostro touch nuovo nuovo di zecca. Andiamo subito a montargli la scocca, quella in metallo. Facciamo il passo indietro, semplicemente il passo indietro, quindi così si infila perfettamente. Ok, adesso andiamo a rimettere tutte le vitine, quindi quelle vitine piccole. Perfetto, adesso andiamo a rimettere il tasto home, quindi prenderemo il tasto home e lo mettiamo sopra qua, spingendo un pochettino. Ok, prendiamo il suo coperchietto con il sensore e lo mettiamo lì sopra. Ci sono delle specie di linee guida che dobbiamo metterle sopra. Così. Ok. Andiamo a chiudere. Andiamo a chiudere questi due qui. E stringiamo proprio un pochettino che faccia presa.
questi qui li spingiamo bene. Ok. Adesso dobbiamo rimontare la fotocamera. Per la fotocamera qui noterete, se vi faccio vedere bene, noterete questa piccola apertura. Qui dovremo far alloggiare il sensore, quindi dobbiamo infilare prima il sensore che si trova sotto la fotocamera. Quindi lo spingiamo un po' in giù e cerchiamo di metterlo. Ok, si è messo. Quindi prima di mettere il resto, abbiamo dimenticato, è una piccola dimenticanza, mettiamo questi qua della fotocamera e l'altro che dovreste avercelo e l'altro che dovreste averlo. Quindi lo mettiamo qua, alloggiamo la fotocamera nella sua sede e mettiamo la plastica, l'adesivo. Mettiamo l'adesivo dove era prima in posizione, così che possa tenere tutto. Due sensorini, facciamo entrare questi due alloggi. Ecco qua. E così è tutto posizionato. Adesso dobbiamo semplicemente andare a mettere lo speaker. Lo mettiamo in posizione, dobbiamo mettere sopra che, come vedete, ha i due connettori, devono scombaciare perfettamente, se no la casa non funzionerà. Quindi la mettiamo sopra, abbiamo tanto le linee guida così, e andiamo a mettere il coperchietto. Mettiamo bene il coperchietto così che copra anche la fotocamera. Ok, così lo spingiamo un pochettino in modo da farlo entrare. Ok, adesso andiamo a mettere la vite lunga nella parte in alto, facendo attenzione che lo speaker è calamitato, e lo puntiamo, di andare a connettere l'altoparlante al connettore. Mettiamo l'altra e andiamo a chiuderla. Ok, così abbiamo il nostro speaker e fotocamera posizionati. Andiamo a controllare la parte davanti, tutto perfetto. Adesso vi faccio vedere come alloggiare il tutto. Quindi prendere i tre connettori e l'ultimo lo andremo a inserire lì. Quindi lo prendiamo e lo cerchiamo di alloggiare. Leggera pressione ed è fatta. Secondo, facciamo scorrere, andiamo a metterlo qui. Leggera pressione, si è alloggiato. Il terzo, leggermente più difficoltoso, tiriamo indietro un po' il touch e andiamo a metterlo. Ok, così l'abbiamo messo. Verifichiamo che sia tutto a posto. Adesso andiamo a mettere il suo coperchietto. Quindi ricordiamoci che andava messo così. Ecco, la vite più lunga andrà qua. Perfetto, la mettiamo meglio, ok, e l'ultima vitina la mettiamo qua. Ok, e così ci siamo. Adesso, prima di chiudere, verifichiamo che il tutto funziona.
si accende ed è tutto a posto. Andiamo ad alloggiarlo, spingendo un pochettino qua sopra e andandolo a schiacciare fino al fondo. Così è tutto a posto. Adesso andiamo a rimettere le vitine torque, andiamo a mettere così, ritorniamo al punto di partenza. Ok, una e due. Perfetto, adesso ci sta a fare altro che fare una prova. Ok, senza che glielo blocchiamo, chiudiamo. E così facendo abbiamo il nostro iPhone pronto. Grazie per la visione.